Novità assoluta presso l'unità operativa di artroscopia e traumatologia dell'ospedale di Penne, diretta dal dottor Domenico Palmieri, che dopo aver affinato la tecnica a Lione in Francia, per la prima volta ha eseguito un intervento di protesi di ginocchio assistito da un sistema computerizzato optoelettronico definito navigatore. Il sistema di navigazione consente la ricostruzione geometrica e tridimensionale del ginocchio da operare e trasmette in tempo reale al chirurgo informazioni su come si sta eseguendo l'intervento chirurgico al fine di ottenere una precisione ottimale del gesto operatorio. Questa volta abbiamo voluto utilizzare un sistema di navigazione, cioè una sorta di computer che durante l'intervento ci guida in quello che noi facciamo normalmente proprio con l'ausilio di questo sistema. È un intervento che sicuramente richiede qualche tempo in più nel gesto chirurgico, però ci permette di dare una precisione nell'impianto che a sua volta sfocerà con un'affidabilità e una durata dell'impianto stesso nel tempo maggiore rispetto a quello che normalmente si fa solo con l'ausilio delle normali strumentazioni. Il navigatore dunque non va a sostituire il chirurgo, bensì lo supporta nella fase dell'intervento, specialmente nelle incisioni di precisione, compensando la mancanza di visibilità nelle mini incisioni della cute e dei tessuti articolari. C'è appunto questo computer, questo software col quale ci confrontiamo ogni istante per vedere al millesimo e al centesimo di grado quello che noi stiamo facendo e come lo stiamo posizionando. Noi vorremmo continuare a fare le nostre protesi di ginocchio, quindi non solo oggi, con questo tipo di sistema. Quindi cercheremo di standardizzarlo e di usare per tutte le volte che facciamo una protesi di ginocchio un sistema di navigazione. L'intervento è riuscito perfettamente, con la grande soddisfazione del dottor Palmieri e della sua equipe. È ancora motivo più di orgoglio perché lavoriamo in un ospedale, tra virgolette, piccolo, però dove col tempo stiamo facendo delle cose carine e interessanti. La cosa appunto più importante è che tutta la comunità vestina risponde veramente bene. Quindi io sono accerchiato da tanta gente che fa il tifo per l'ospedale, che sostiene l'ortopedia e soprattutto il grande sostegno dell'azienda in cui lavoro, che per me è il primo motivo di orgoglio.